C'est à l'est de Bolzano, dans le val de Fiemme, que nous découvrons la forêt de Paneveggio, la forêt aux violons. C'est ici en effet que, vers 1670, un certain Antonio Stradivari, dit Stradivarius, vint choisir le bois de ses instruments. Aujourd'hui encore, la plupart des grands luthiers se fournissent dans cette région. C'est la raison pour laquelle l'épicéa rouge, conifère dont le bois possède une exceptionnelle résonance, fait l'objet d'un repérage et d'un marquage systématique. Après la tempête de 2018, grâce à des fonds venus du monde entier, une course contre la montre s'est engagée afin de sauver de la pourriture et des parasites les grumes qui pouvaient l'être. Mario Ginepro est un luthier amateur. Il nous en dit un peu plus sur la fabbrication d'un violon. Questo qua è un violino finito. Il top, la parte superiore o tavola armonica di risonanza, è fatta con il famoso sapin della Val di Fiemme. Quindi arriva il legno che arriva dalla Val di Fiemme e per arrivare a questo risultato si parte dalla tavola, le tavole vengono unite, poi viene fatto il disegno in base alla forma che si va a scegliere dello strumento. Dopodiché si inizia a scavare e quindi a dare la forma alla parte esterna usando delle dei modelli per prelevare per fare le misure. Questo invece e l'acero e rubble dei marezzato dei Balcani viene usato per il fondo dello strumento. Il procedimento è lo stesso, di solito il fondo è fatto sempre in due pezzi, oppure si può anche trovare un pezzo unico come in questo caso qua. Questo qua è un fondo realizzato con un unico pezzo. Il procedimento è lo stesso, si va a modellare la parte esterna scavando sempre il filetto, dopodiché si parte a scavare rispettando determinati spessori. Anche qua gli spessori sono tramandati da Stradivari. Invece il manico. Si parte da un blocco di acero
viene poi appunto scavato e lavorato per arrivare a questo risultato. La parte molto importante anche del violino è un pezzettino di legno che sembra insignificante, è quella che è detta l'anima. Al diametro di 6 mm e l'altezza dipende dalle dimensioni del violino, e poi attraverso questo diciamo viene fatta passare praticamente dall'occhio dell'F e viene posizionata in questo punto a circa 2 cm dalla F. Bisogna poi fare un tuning per posizionarla più in su o più in giù a seconda del se si vuole privilegiare il suono degli acuti oppure dei bassi. L'altra parte importante è il ponticello. Il ponticello che serve a trasmette il suono attraverso l'anima, trasmette il suono verso il fondo e quindi fa gli armonici si espandono per lo strumento e all'esterno.